Buongiorno, buongiorno e ben trovati con questa edizione di Mattino 6 di questo lunedì 12 settembre 2016, un lunedì che segue una lunga domenica, è stata tale per noi di TV6. Ieri vi abbiamo tenuto compagnia con la lunga domenica calcistica iniziata nel primo pomeriggio con le gare del campionato di Serie D e poi proseguita fino all'appuntamento clou di ieri sera con il posticipo tra Pescara e Inter, l'Adriatico Cornacchia, la vittoria al photo finish in rimonta dell'Inter per 2-1 con mattatore Mauro Icardi, che ha diciamo così penalizzato la bella prestazione, ha vanificato la bella prestazione del Pescara, che fino a 13 minuti dalla fine ha accarezzato il sogno di una vittoria anche dopo il vantaggio propiziato da Baybek. Oggi chiaramente vedremo quelli che sono i commenti sulle testate nazionali e locali dopo questa partita, ma chiaramente parleremo anche delle gare di Serie D che si sono giocate ieri e inizieremo anche a focalizzare l'attenzione sulla quarta giornata di Lega Pro, perché questo è un desueto lunedì di vigilia con il Teramo che domani sera sarà impegnato nella gara interna contro il Modena. Chiaramente all'inizio un'ampia pagina dedicata alle testate nazionali e ai titoli di apertura. Possiamo iniziare la nostra rassegna dunque con il Corriere della Sera. Questo è il titolo principale: pensioni, l'anticipo è per tutti. Renzi, l'Italicum si può cambiare, ma la minoranza non mi trascinerà nel fango. Anche gli statali potranno lasciare prima, purché paghino la guida ai costi. E poi spesa e conti pubblici, la verità dietro i numeri di Federico Fubini. E poi ancora di spalla il malore di Hillary a Ground Zero, il peso sul voto. Obama, non dimentichiamo. E poi ancora in basso, perché ci tormentano ancora le zanzare, caldo umido e poca prevenzione dietro l'assalto di fine estate, il business degli zampironi. E poi per il campionato, Milan sconfitto, Icardi salva l'Inter. Andiamo ora con la prima pagina della Repubblica. Renzi, proposta sull'Italicum, ma la legge rischia alla Consulta. Il Premier modifica dopo il referendum, la minoranza PD è rottura, proteste e scontri a Catania. E poi il caso Libia, 200 paracadutisti della Folgore a Misurata per proteggere i medici dell'ospedale italiano. L'intervista al ministro Franceschini: facciamo un salone in Milano-Torino, no a due fiere del libro per un mercato facile. Poi le idee come difendersi dai feudatari digitali. Avanti ancora con la fotonotizia, Amatrice, i ragazzi nella scuola del coraggio tornano in classe nei container, vogliamo restare qui per rinascere, dicono. E poi ancora malore a Ground Zero, la paura di Hillary, i dottori di Clinton parlano di polmonite. Poi Saviano e Mister Narcos, droga, la guerra fallita, dialogo con l'Escobar della TV. Avanti ancora con la prima pagina che andiamo a vedere, quella del Giornale, riforma in arrivo, pensioni, cambia tutto ma quelle vecchie sono salve, il governo non tocca i diritti acquisiti, chi vuole può lasciare prima, a rischio i vitalizi dei politici, gli assegni dei giovani da miseria. E poi l'editoriale Islam e civiltà, vivere o morire per la pelle nuda. Poi ancora, anche in questo caso, la notizia del malore per Hillary, ora la sua salute è un caso politico. E poi ancora la quota cicciottelle che offende le donne per le polemiche appunto riguardanti Miss Italia, il concorso di Miss Italia. Controcorrente, noi firmiamo le petizioni e qualcuno fa affari
d'oro e poi in basso il finale di partita di Giuseppe De Bellis, il vero rischio del Milan abituarsi a perdere. Ora la prima pagina del Fatto Quotidiano, questa l'apertura: Virginia pedinata e linciata, la grande stampa inventa pure l'attacco del Vaticano che smentisce. Sotto la testata: baby killer Robin Hood spacca Napoli, cardinale e PM divisi sul film Sepe Woodcock e il documentario di Santoro. Per gli esteri: Afghanistan, 40 anni di una polveriera perenne, la tragedia negli occhi delle donne. Poi Zagrebelsky, napoletano, non vada alla guerra del referendum. In basso il boomerang di Renzi, la minoranza dice no, retromarcia non riuscita per l'Italicum. Storia di copertina, le passerelle e i fallimenti, tutti i politici da terremoto, dal Friuli con Cossiga all'Aquila e Berlusconi fino ad Amatrice e Matteo. I terremoti sono entrati in Parlamento e hanno cambiato gli assetti istituzionali. E poi ancora in basso red carpet, sotto il tappeto non c'è niente, ai festival del cinema è rimasta solo la passerella d'onore. E ora la prima pagina del quotidiano Libero, i falliti di Forza Italia, duello Brunetta-Feltri, l'economista si veste da psichiatra e mi accusa di essere come il Marchese del Grillo, io continuo a fare il giornalista, in prima persona ovviamente parla Vittorio Feltri, e gli ricordo che uno dei protagonisti del tracollo del partito di Berlusconi è che osteggia Parisi solo per invidia. E poi ancora al centro la vignetta: chi deve fare l'Europa? Il primo a non crederci, parla così Emma Bonino su Unione, Islam e immigrati. E poi di spalla il grillino giarrusso con Casaleggio, il 5 Stelle avrebbe evitato la tempesta di puntini puntini, facile immaginare cosa voglia dire. E poi Niccolò Ghedini: Berlusconi è buono, lui perdona, io no, sono il più cattivo, uno dei legali di fiducia del Cavaliere. Poi botta e risposta: tu disprezzi tutti perché disprezzi per primo te stesso, dice Renato Brunetta, e dalla parte opposta la risposta di Feltri: Silvia mi ha dato, ma a differenza tua io ho restituito. E poi ancora la Clinton non si regge in piedi, non può fare il presidente, malore alle cerimonie dell'11 di settembre. Andiamo con il tempo, questa è l'apertura, la spesa scortata della Raggi, sotto la testata Alfano, via i fanatici islamici anche senza aspettare i PM. E poi se vince il no non casca il mondo, un ritorno con il Cavaliere, abbandoni Salvini e facciamo il grande centro. E poi c'è l'intervento di Marcello Veneziani: ehi voi di destra, c'è nessuno? Si chiede Veneziani. Poi in basso la Roma affoga ma Totti la salva, Chievo-Lazio 1-1 ma 3-2 della Roma sulla Sampdoria sotto il diluvio. Andiamo a vedere ora i titoli di apertura anche di Stampa e Secolo XIX. Ecco la Stampa: legge elettorale, Renzi disposti a discutere tutto, attacco a D'Alema, ci ruba il futuro, la minoranza non basta, lo sfidiamo. Il segretario PD chiude la festa dell'unità a Catania. E qui la salute di Ilari incognita nella corsa alla Casa Bianca, lascia la cerimonia dell'11 settembre per un malore e polmonite, poi ricompare, sto bene. E ora il Secolo XIX, Renzi tratta sulla legge elettorale, siluro a D'Alema, ci ruba il futuro, la minoranza PD rischia la rottura. Raggi, comunità ebraica, nuovo caso a Roma. E poi la fotonotizia dedicata allo sport: l'ingenuo, il furbetto e l'eroe, a Roma stop per il meteo, poi rigore, beffa al 93esimo, chiaramente quotidiano genovese, lettura in salsa sampdoriana. Possiamo andare ora alla prima pagina del Messaggero Nazionale, un titolo d'apertura un po' diverso rispetto a quelli che abbiamo visto finora. Si parla di pensioni flessibili, tagli fino al 18%,
il piano del governo, la possibilità di uscita anticipata per tutti, anche per statali e partite IVA, nessuna penalità per i disagiati, agevolazioni per i lavori usuranti minime, quattordicesima da 400 euro. Poi sotto la testata lo sport, MotoGP, Valentino Rossi secondo a Misano, Dani Pedrosa gli rovina la festa, e poi Miss Italia la più bella con polemiche, e la toscana Rachele Risaliti. Poi ancora l'editoriale di Marco Gervasoni, l'importanza in politica di una credibile alternativa, ed è un cantiere, il centrodestra. La fotonotizia ovviamente con il capitano della Roma, Totti entra in campo dopo il diluvio e illumina la Roma, 3-2 alla Samp, dal capitano assist e gol della vittoria. Se sto così, perché smettere? E questo tema sarà ricorrente anche sui quotidiani sportivi. Di spalla, referendum e legge elettorale, Renzi sull'Italicum, una nostra proposta, resta il nodo ballottaggio, non si tocca. Rifiuti, caso Muraro, un finto contratto per favorire Cerroni, un prestanome per Rocca Cencia, impianto che l'assessore voleva riaprire. Poi in basso, malore per Illari, giallo sulla sua salute, e l'inchiesta, i cervelli in fuga dalla madre Russia. Ci fermiamo qui con i titoli delle prime pagine, appunto, delle testate nazionali, e ora andiamo a vedere il Messaggero Abruzzo, quest'oggi con il centro ancora in sciopero, all'ultimo giorno perlomeno in questa fase, e con anche l'assenza dalle edicole della città. Ci concentriamo sul Messaggero Abruzzo per sfogliare le pagine che riguardano la nostra regione. Ecco qui il Messaggero Abruzzo, la cronaca in rilievo come titolo d'apertura: schianto idraulico, muore a 51 anni, l'incidente vicino a Ovindoli, in provincia dell'Aquila, Giacomo Pietrantoni uscito di strada in rettilineo. La fotonotizia, ecco qui, Pescara, grande sogno con Baebek, poi Icardi regala il successo all'Inter, beffa per il Delfino all'Adriatico con 20.000 tifosi. Poi i richiami sotto la testata: L'Aquila, rifiuti in strada, i furbetti incastrati dalle Spycam, a Vasto discariche, l'ex giunta rischia il processo, traffico Pescara, isola pedonale davanti alla Mazzini, niente auto su Viale Regina Margherita, le entrate all'uscita degli studenti, senso unico tempo in Viale Milito Ignoto, misura a tutela della pista ciclabile. Poi di spalla, quadri, la scuola non può riaprire, lezioni spostate in municipio, slitta l'inizio dell'anno anche in due istituti di Atessa. Poi ancora abbiamo questi altri due richiami in taglio medio, stroncato da malore durante la scalata, è successo ad un escursionista di 72 anni di Trasacco durante una scalata alle gole di Celano. L'Aquila, un ragazzo trovato morto nel bosco, era scomparso da un giorno, si parla del 38enne Emanuele Mosca, residente, come leggiamo, ad Assergi. E poi ancora in basso, ultras, insulti e schiaffi per la maglia, accaduto ieri prima di Pescara Inter, un giovane tifoso dell'Inter proveniente da Mantea in provincia di Cosenza. E poi ricorso WWF, il TAR sospende il calendario venatorio, gli ambientalisti pretendono l'immediato cessate il fuoco delle doppiette nella regione. Possiamo andare all'interno dunque del Messaggero Abruzzo, e siamo sulla cronaca di Pescara, isola pedonale davanti alla Mazzini, niente auto su Viale Regina Margherita negli orari di ingresso e di uscita, misura necessaria per tutelare la pista ciclabile, senso unico a tempo in Viale Milite Ignoto, circolazione consentita soltanto da via Bovio verso piazza San Francesco. Traffico in coincidenza con la riapertura delle scuole, scatta la mini rivoluzione nelle strade che ospitano i principali
edifici. Poi carabinieri decisivi, mi faccio saltare in aria con il gas, tragedia evitata a Montesilvano. Gonfaloni, Vasto vince la regata, la sorpresa Trasimeno sul podio, delude Pescara che chiude al penultimo posto, nelle donne trionfano le ragazze di Termoli. Ecco alcuni degli scatti della regata di ieri al porto di Pescara. Rischio omissione per i sindaci del rinvio, la norma della legge sulle spa pubbliche citata nel verbale potrebbe finire negli atti dell'inchiesta sul lato. Avanti ancora, siamo sulle pagine di L'Aquila e Provincia, rifiuti, le foto dei furbetti alla forestale per le multe, Cialente, lo avevamo annunciato, utilizzabili 3 settimane di filmati. Nei casi di presunti reati ambientali il comune si costituirà parte civile. Le spy cam posizionate vicino ai cassonetti hanno ripreso abbandoni di sacchetti e materiali ingombranti, i controlli proseguono. Poi ancora, giovane papà scompare, trovato morto nel bosco, Emanuele Mosca di 38 anni si è tolto la vita, le ultime parole, vado a comprare le sigarette. Poi la Cassazione, De Angelis doveva essere scagionato. Avanti ancora, siamo nella Marsica, schianto, muore tecnico della CEA, Giacomo Pietrantoni di 51 anni, finito fuori strada vicino a Ovindoli, l'incidente sull'altopiano delle Rocche al termine di un tratto rettilineo. E poi il Malores, escursionista stroncato da un infarto durante la scalata alle Gole di Celano, Trasacco piange, Tonino Colangelo, ex alpino e organizzatore di manifestazioni nel paese. A Sulmona, arrestata una donna per furti al mercato, e mamme contro i doppi turni a scuola, sempre a Sulmona. Avanti con le pagine di Chieti e Teramo, dopodiché andremo con il break meteo prima di aprire l'ampia pagina dello sport attraverso Gazzetta e Corriere dello Sport e anche attraverso le pagine del Messaggero. Poi nella seconda parte di Mattino 6 una raffica di servizi, tante immagini, tanti gol da rivedere dalla Serie A fino alla Serie D. Allora, pagina di Chieti, botte per la sacca del Pescara, due giovani accusati di rapina, aggressione tra via Piana e via Ricci, e ancora caccia ai 4 complici. In ospedale un ragazzo di 27 anni preso a calci e pugni all'una di notte. Indagine della Digos, agli identificati è stato contestato il reato più grave, strappata la borsa della vittima. E poi a Vasto, rifiuti a rischio processo, in 16 nei guai l'ex giunta, è chiusa l'indagine sul caso di scariche verso il giudizio pure il segretario comunale, dirigenti e l'amministratore di Pulcra. Avanti ancora, Ortona, all'ospedale Bernabeu restano i servizi essenziali, ospedale nel quale è stato inaugurato un nuovo reparto di lungo degenza nei giorni scorsi. E poi ancora feste di settembre, ecco la settimana più attesa a Lanciano. E ora la pagina di Teramo, messa in sicurezza delle scuole, solo il 10% dei fondi utilizzati. Prosegue dunque la polemica sulla sicurezza dei plessi scolastici, c'è in questo caso la denuncia della Cassa Edile. Dal 2009 erano disponibili 17,5 milioni, si suggerisce di richiamare subito il pool di tecnici che si rivelò efficace. Il presidente Ezio Iervelli sottolinea la lentezza delle istituzioni sulle strutture. Poi a Giulianova, Don Domenico lascia il Duomo di San Flaviano, la decisione del Vescovo di Teramo motivata da ragioni di salute. Sempre a Giulianova, tappeto di siringhe esteso in tutta la città. Ad Alba Adriatica invece la Piccioni, dunque il sindaco, non ricuce lo strappo politico, dunque fibrillazione in seno all'amministrazione comunale di Alba Adriatica, mentre a Roseto, a Montepagano, c'è lo stop che diventa un caso politico. L'ex sindaco Ennio Pavone accusa la giunta di Girolamo sui
ritardi e poi il comitato dei sindaci scontro sulla De Antonis a Teramo. Allora, ci fermiamo qui con il Messaggero, torneremo nella seconda parte di Mattino 6 a sfogliare le pagine dello sport. Ora però andiamo a fare il break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Allora, subito le ultime sul fronte meteo. Sì Andrea, diciamo che l'Italia continua ancora ad essere interessata da un'area di instabilità ancora presente sulle regioni centro-meridionali, tuttavia la situazione è in lento miglioramento, anche se nelle prossime ore ovviamente tenderanno nuovamente a svilupparsi degli addensamenti, soprattutto sulle zone montuose, con dei temporali che poi si estenderanno, complici le correnti favorevoli, verso l'Aquilano e verso la Marsica, soprattutto nel corso della seconda metà della giornata, mentre sulla fascia costiera e sul settore collinare che si affaccia sul versante adriatico non dovrebbero esserci particolari insidie. Tutt'al più c'è da segnalare la possibilità di occasionali rovesci al mattino, soprattutto nel Vastese, perché insomma sono presenti dei temporali proprio al confine insomma tra il Molise, la Puglia e la nostra regione, quindi questa è una notizia da segnalare. Per il resto invece Andrea non ci saranno problemi rispetto lungo la fascia costiera e sulle zone collinari, tornerà a splendere il sole, le temperature saranno in lieve aumento soprattutto nei valori massimi. Anche la giornata di domani avrà un tempo tutto sommato simile a quello attuale, con possibili temporali pomeridiani in particolar modo sulle zone interne e montuose. Poi pian piano la situazione migliora Andrea, però poi dovremo fare i conti probabilmente a partire da mercoledì sera e soprattutto da venerdì con l'arrivo di perturbazioni atlantiche piuttosto organizzate che alla luce dei dati attuali a nostra disposizione sembrano destinate ad interessare la nostra penisola a partire dalle regioni settentrionali dalla serata di mercoledì e a seguire nei giorni successivi anche verso la nostra regione. Ovviamente si tratta di una tendenza da seguire nei prossimi aggiornamenti, insomma, quindi ne riparleremo domani Andrea. Senti, quanta rabbia e delusione c'è per questo risultato di ieri? Qui tiro fuori un po' il Giovanni De Palma tifoso biancazzurro. Ma c'è tanta delusione, soprattutto per questa sconfitta che a mio avviso è immeritata, perché la squadra ha giocato molto bene contro un Inter che ovviamente ha dei campioni e infatti questa ha dimostrato appunto di essere una squadra che con i campioni può cambiare l'esito di una partita. Non meritava assolutamente di perdere, il Pescara anzi avrebbe meritato di vincere se l'avesse chiusa Verre con l'occasione clamorosa avuta per raddoppiare, e il Pescara probabilmente staremo parlando di un'altra partita, però il calcio non si fa né con i se né con i ma. L'Inter ha segnato due gol, ripeto, una sconfitta che un po' brucia, questo sì, però sicuramente con il gioco espresso dalla squadra, con le idee che ha inculcato l'allenatore a questi giocatori, a questi ragazzi, insomma io credo che potremo toglierci delle soddisfazioni, ma soprattutto potremo sicuramente lottare per salvarci. Questo lo dico chiaramente, è sfortuna a parte, perché anche l'episodio del secondo gol è stato un po' sfortunato, ecco, manca un pizzico di fortuna a questa squadra, oltre che un po' di esperienza per la Serie A, ecco, tutto qua. Però credo che sicuramente questa squadra ci farà togliere delle grosse soddisfazioni, Andrea. E speriamo che sia così. Grazie Giovanni, buona giornata, buon lunedì. Grazie Andrea, una buona giornata e un buon lunedì anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma e possiamo riprendere la nostra rassegna andando sulla Gazzetta dello Sport, che dedica il titolo d'apertura proprio al posticipo di ieri sera all'Adriatico Cornacchia. Icardi-Inter, doppietta Maurito e superanda, il Pescara rimontato 2-1 solo al 91esimo, l'argentino rianima una squadra in difficoltà in svantaggio, è salvata dal portiere João Mario, debutto ok, domenica la grande sfida a Higuain. Il commento di Luigi Garlando, l'Olimpo Juve e gli eroi di De Ber. E poi sotto la testata sventola, bandiera Totti, assist, rigore, trionfo, perché
smettere. La Roma va 2-1 dopo il diluvio, la Samp, pardon, va 2-1 dopo il diluvio, entra Francesco, la Roma vince 3-2, Ferrero attacca l'arbitro e Dzeko che a Torre gli faccio fare Fantozzi 7. L'analisi di Alessandro De Calò, eterno e scomodo, un asso di tutti. E poi di spalla buio Bacca, il Milan è gelato dall'Udinese, Ira Montella, il colombiano è spento, la manovra lenta, i friulani all'ultimo assalto ne approfittano con il croato Perizza, Montella severo con i suoi giocatori, potevamo e dovevamo fare di più. Benatia Pjanic, coppia dei campioni, amici riuniti per dare l'assalto alla Champions con la Juve, domani il Napoli a Kiev. Poi in basso Balotelli fa 2 gol e rinasce a Nizza. Per la MotoGP Pedrosa guasta feste, Misano, Rossi secondo e Bufera con Lorenzo pazza. MotoGP 8 vincitori diversi nelle ultime 8 gare. E poi altri richiami, Lotti dalla Paralimpiade di Rio, Roma non perda la sua occasione, Vuelta, Quintana si gode il trionfo e stringe la mano a Froome. Allora, all'interno della Gazzetta dello Sport, pagina 2 e pagina 3, la rimonta di Maurito, Pescara in vantaggio, Icardi rianima l'Inter e ora aspetta Higuain, l'attaccante argentino segna sempre il capitano, il gol è il mio mestiere e la svolta no, è presto. Sono di Icardi le 3 reti in A dell'Inter, se giocassi da solo non vincerei, il merito è di tutti per il contratto, tutto sistemato, dice Icardi. E poi ieri il debutto del portoghese João Mario, geometrie, corse randellate, uomo squadra, così definito dalla Gazzetta João Mario. Baebek illude la squadra di Oddo e mette i brividi ai nerazzurri rilanciati da una doppietta dell'argentino, Banega non ingrana, João Mario si prende il centrocampo. Diamo uno sguardo alle pagelle, in particolare nelle Pescara, voto 7 per il tecnico Massimo Oddo, voto 7 per Caprari, il migliore, il peggiore invece è Norbert Gjomber, 4,5, colpevole in entrambi i gol segnati da Icardi, ieri appunto il difensore slovacco. Bene anche Bizzarri, voto 7, ci sono delle leggere insufficienze per Campagnaro e Cristante, voti appunto sul 5,5, voto 7 anche per Baebek, l'autore del momentaneo vantaggio, 5,5 per Aquilani, non positiva la sua prova dopo essere entrato in campo sull'1-0. Per quanto riguarda l'Inter, oltre al 6 di De Ber, spiccano il 7,5 per Icardi e il 7,5 per Handanovic, si diceva in prima pagina, gli eroi della vittoria dell'Inter. E poi il peggiore è Davide Santon, per lui voto 5. E poi ancora le dichiarazioni dei due allenatori, De Ber sorride, vittoria meritata, stiamo costruendo insieme il futuro, Oddo furioso, regalati 20 minuti, così i nerazzurri fanno male, abbiamo creato almeno 7 palle gol, meritavamo di più. E poi anche le parole di Simone Pepe, giochiamo bene ma è il momento di iniziare a vincere, il tutto nel pezzo curato dal collega Orlando D'Angelo. Non c'è il Milan senza Bacca, Montella non ha ritmo né qualità, Carlos è spento, l'ultimo assalto premia l'Udinese, Vincenzo Duro, per vincere in campo serve più rabbia. Andiamo avanti, Totti mago della pioggia, la Samp avanti, poi il diluvio e la Roma passa col capitano, quell'assist per se stesso, perché dovrei smettere proprio ora? Saltiamo le altre pagine sulla Serie A, andiamo direttamente alla MotoGP, guasta feste, Pedrosa azzecca, gomma e giornata e Rossi si arrende, poi furia Jorge su Vale, il tuo sorpasso inutilmente duro e la replica, che dovrei dire io allora di Dani, Lorenzo perché ridi, rispetta l'opinione altrui, insomma scintille anche ieri tra Lorenzo e Rossi. E poi un anno difficile, mi serviva proprio un successo così, sono le parole del vincitore Pedrosa, ero felice del podio, poi ho visto Rossi, che azzardo ho preso con la gomma morbida. Possiamo fermarci qui per il momento, poi riprendiamo con il Corriere dello Sport, il Messaggero e tanti servizi.
E la seconda parte di Mattino 6, come promesso tra poco, raffica di servizi dalla Serie A alla Serie D. Prima però vediamo anche il Corriere dello Sport, la prima pagina, chiaramente qui l'attenzione si sposta sulla capitale. Mi dovrei ritirare, Totti decide una sfida incredibile, entra dopo lo stop per il diluvio, ribalta la Samp con assist e gol. Il capitano provoca quelli che non lo volevano più, la Roma perdeva 2-1, poi un'ora di attesa e lo show. Io ho riportato il sole e questo Totti serviva in coppa, è l'opinione di Alessandro Vocalelli. Sotto la testata, mossa De Ber, doppio Icardi. L'Inter è tornata, capovolto il Pescara con 4 punte, il Milan a picco, rabbia Montella, così non va e l'Udinese fa il colpo con Perizza. Poi in basso Napoli e Juve, da domani è Champions, Sarri a Kiev con la nuova pepita e Callejon. Higuain già nella storia bianconera, sta partendo una 3 giorni di coppe con 6 squadre impegnate per l'Italia. Ecco il quadro della situazione: Dinamo Kiev-Napoli domani, mercoledì Juventus-Siviglia, poi l'Europa League giovedì con Victoria Pilsen-Roma e Sassuolo Athletic Bilbao alle 19, alle 21.05 PAOK Salonicco-Fiorentina e Inter-Apoel. Poi per la MotoGP Pedrosa show, Vale si inchina sul più bello. Entriamo subito pagina 2 e pagina 3 su Pescara Inter, notte da Inter, Icardi si scatena, Oddo che beffa, buyback goal, De Boer con 4 punte trova la prima vittoria, Maurito si accende, fa doppietta e punisce un bel Pescara. In basso, bravo Pescara, ma quei 2 gol erano evitabili, Oddo, amaro, create occasioni per segnare almeno quanto l'Inter, se questa sconfitta è meritata direi di no. Questo dice il tecnico biancazzurro. Quello nerazzurro, De Ber, l'Inter cresce, Juve, me la gioco, il tecnico, possiamo rendere la vita difficile ai bianconeri, penso all'ultima Coppa Italia. Appuntamenti societari, pronti rinnovi per i dirigenti Ausilio e Gardini, in arrivo Toir, i vertici Suning, capo scouting per ora Manighetti e De Franceschi. Poi anche qui le pagelle, Caprari e Verre show, Aquilani debutto shock, 7,5 per Bizzarri, 7 per Baebek e Caprari sono i migliori del Pescara, ma anche 6,5 per Zampano, Cristante e Verre. Il peggiore anche in questo caso è Ghiomber, voto 4 per lui, voto 5 per Aquilani e Benalì. Per quanto riguarda l'Inter, i migliori ovviamente loro due, Icardi 8, Handanovic 8 e poi Banega 7. Handanovic è un muro, Banega accende l'Inter, mentre era stato giudizio del tutto opposto, quello della Gazzetta, ma questo è anche il bello del calcio. Candreva non lascia il segno, Miranda guida la difesa. Andiamo avanti, Perica gol, beffa finale, buio Milan e poi le parole di Montella, mi aspetto rabbia ma resto ottimista. E poi rimonta Roma, Totti, diluvio sulla Samp e poi la storia infinita, perché dovrei smettere, si chiede lo stesso Francesco Totti. Le pagine sulla Champions League, Higuain sei già nella storia, 3 gol all'esordio in 3 partite, come il pipita solo Charles, Schillaci e Baggio hanno fatto tanto. E poi in Europa tornano Barzagli e Dani Alves. Per quanto riguarda il Napoli, Callejon la pepita del Napoli, Sarri sfrutta la versatilità dell'esterno, capace in copertura, in ripartenza e anche da bomber. Come detto, domani c'è l'esordio in Champions a Kiev per la squadra di Sarri. Possiamo fermarci qui con il Corriere dello Sport, ora andiamo con il Messaggero, chiaramente riprendiamo sempre da Pescara Inter, prima di vedere il servizio e le dichiarazioni di Massimo Oddo. Pescara finale amaro, l'Inter in extremis passa l'Adriatico in rimonta con una doppietta di Icardi dopo il gol di Baebek, fatale una flessione finale,
al termine di una gara equilibrata con i due portieri grandi protagonisti, grandi rimpianti per una traversa colpita da Verre e per le molte occasioni da rete create e sciupate. Verre e Caprari inarrestabili, Bizzarri sforna miracoli. 7,5 per Bizzarri, voto 7 vediamo per Zampano. E poi anche in attacco 7,5 Caprari, 7 Verre, 6,5 Baebek, questi i voti migliori del collega del Messaggero Pierpaolo Marchetti. Poi le dichiarazioni del post partita: l'Inter ha Icardi, noi no, l'analisi di Oddo, il Pescara sa soffrire, Verre mi ha chiesto la sostituzione. E poi l'allenatore è furioso ma accetta l'esito del match, è un classico del calcio. Le parole del tecnico interista De Ber: dopo il gol degli abruzzesi le parate di Handanovic ci hanno salvato, sono felice per la squadra, dice Icardi, volevamo questa vittoria a tutti i costi. La rabbia di Bizzarri, perdere così fa veramente male, ma dobbiamo imparare, Icardi ha fatto 3 tiri, 2 gol, in Serie A funziona così. Il portiere è stato tra i migliori, mano non l'ho vista. Mentre invece un altro personaggio di ieri in Serie A, un altro abruzzese, Federico Di Francesco, festeggia il primo gol, è entrato con la maglia del Bologna, è entrato nel corso della ripresa, ha segnato il 2-0 del Bologna che poi ha vinto 2-1, quindi anche un gol decisivo per il figlio di Eusebio. Allora, spazio al servizio della partita Pescara-Inter e poi le parole del tecnico Massimo Oddo in conferenza. La beffa per il Pescara proprio sul finale, ed una beffa tremenda quella per i biancazzurri di Massimo Oddo, che avevano sperato fino all'ultimo di strappare un risultato positivo al cospetto dell'Inter. Biancazzurri che a sorpresa non schierano Aquilani dal primo minuto, con Verre e Benali alle spalle di Caprari che gioca come falso 9. Nell'Inter invece esordio per João Mario, che vince il ballottaggio con Kondogbia davanti, Banega come trequartista, ai lati agiscono Candreva e Perisic che giocano dietro Icardi. Si gioca in un clima fantastico, tutto esaurito all'Adriatico, nemmeno un posto libero per un posticipo che vede subito i nerazzurri avere più possesso palla ma senza affondare. Il Pescara parte a sprombattuto come contro Napoli e Sassuolo e fa bene, perché i nerazzurri vanno presto in panne e non riescono ad affondare, e così il Delfino inizia a macinare gioco e l'occasione se la ritrova sul destro Cristante, che sfrutta il buco di D'Ambrosio sul cross da sinistra ma chiude troppo l'angolo di tiro e non trova lo specchio della porta. L'Inter si fa vedere con Banega, la conclusione dell'argentino è secca, Bizzarri chiude la saracinesca prima su di lui e poi su Candreva quando il peggio sembra dietro l'angolo. Ma l'opportunità più clamorosa se la ritrova Verre, che quasi a ridosso dell'intervallo centra in pieno la traversa. Pescara sfortunato e che non riesce dunque a trovare la rete che avrebbe meritato, soprattutto per quanto fatto vedere nella seconda parte di frazione. La ripresa si apre con un brivido. Candreva pennella da destra, il traversone che Icardi sfiora di testa e per poco non c'entra i pali della porta di Bizzarri. Memushai allora decide di suonare la carica, la sventola impegna severamente Handanovic, certamente uno dei migliori nella serata dell'Adriatico. Partita che si fa sempre più interessante, Banega raccoglie il velo di Icardi al centro dell'area di rigore, Bizzarri si salva coi piedi e poi Candreva non trova lo spiraglio giusto. Ma Oddo decide di cambiare e quando lo fa azzecca la pedina giusta, fuori Benali, dentro Baebek che ci mette pochissimo per diventare l'idolo dei tifosi biancazzurri, e siamo al minuto 68, raccoglie l'invito con il contagiri di Zampano e gira alle spalle di Handanovic, un piattone su cui il portiere sloveno nulla può. Esplode l'Adriatico, Pescara in vantaggio e per Baebek prima rete in maglia biancazzurra. Il Pescara a questo punto gioca sul velluto e Verre, sempre lui, avrebbe il match point lanciato in velocità tu per tu con il portiere interista, ma non angola a sufficienza la traiettoria del tiro che esce dal suo piede soltanto potente, Handanovic si salva ed è un peccato mortale perché da questo momento inizia la rimonta dell'Inter che inserisce Palacio, Jovetic e Deder. Icardi infatti al 77esimo prende l'ascensore per anticipare Gyomber sul traversone di Banega e firma la parità per l'11 di Frank De Boer. Per Icardi secondo gol in campionato. Altra occasione per il Delfino con il neo entrato Pepe che scodella al centro dove Baebek non arriva, ma i guantoni protesi di Handanovic sì, a regalare solo un corner al Delfino. Il Pescara nel finale va un po' in affanno, Oddo inserisce anche Aquilani, ma è Palacio a mancare clamorosamente la rete del sorpasso a pochi passi da Bizzarri. Sembra finita, ma nel primo dei 3 minuti di recupero Aquilani di testa alza un campanile sul quale Zampano e Gyomber si ostacolano, Icardi si ritrova un pallone da non fallire, cosa che l'argentino non fa, per la gioia dell'Inter e la disperazione del pubblico pescarese che comunque applaude una squadra che ha dimostrato ancora una volta che la struttura di gioco e l'intensità sono fattori che possono sovvertire spesso pronostici che sembrano già scritti. Ma noi siamo contenti di quello che stiamo facendo, abbiamo iniziato un percorso l'anno scorso, abbiamo costruito qualcosa di importante,
abbiamo conquistato una promozione sul campo e quest'anno siamo partiti con l'intento di continuare su questa strada. È ovvio che le problematiche, le difficoltà sono diverse perché andiamo a incontrare squadre più forti, però abbiamo dimostrato sul campo di potercela giocare con chiunque, abbiamo dimostrato sul campo che nel momento in cui dobbiamo soffrire sappiamo anche soffrire, perché oggi, se devo essere onesto, all'inizio avevamo preparato una partita molto più aggressiva, ma l'Inter non ce l'ha impedito perché ha iniziato su un buon palleggio e ci siamo abbassati un pochino, ma in quel momento abbiamo capito che non ce la facevamo andare in avanti, ci siamo difesi con grande ordine e siamo ripartiti con grande veemenza e cattiveria, creando diverse palle gol. Poi c'è stata una fase in cui ci abbiamo rialzato il baricentro, abbiamo messo in grande difficoltà l'Inter, ma questo fa parte dell'andamento di una gara contro una grande squadra. È impensabile fare 90 minuti all'attacco. E quindi io sono contentissimo, sono soddisfatto e sono convinto che poi tramite le prestazioni puoi raggiungere grandi risultati. Se una squadra come la nostra non fa buone prestazioni, difficilmente arriva al risultato. Lega Pro, come detto, domani sera turno infrasettimanale con la gara tra Teramo e Modena per la quarta giornata. Teramo che si lecca le ferite dopo la brutta sconfitta di Pordenone. Speranza, il capitano. Teramo riscatto col Modena, il capitano deluso dalla mancata reazione a Pordenone. La squadra si è allenata a Bellaria. Oggi è prevista la visita di Campitelli, che vorrà strigliare i suoi giocatori. Serie D, Avezzano vola con Leto Gol, terzo centro consecutivo dagli 11 metri, Lewandowski salva il risultato, vittoria di misura 1-0 sul Flaminia, squadra a punteggio pieno dopo due giornate. Per un soffio questo non è riuscito anche al Pineto, che infatti vede la sua impresa esterna rovinata da Costantino. Il Teramano segna a tempo scaduto e la Vis pareggia 2-2. Pineto, che fino al 93esimo aveva accarezzato l'impresa della vittoria appunto a Pesaro, restando dunque a punteggio pieno in vetta alla classifica. Poi così non è stato. Il San Nicolò spegne il Chieti, Nero Verdi avanti di due gol in avvio, poi si sveglia la squadra di Epifani e finisce 2-4. Due rigori segnati da Napolano rimettono in gara gli ospiti, che poi dilagano sui neroverdi. Ancora per la Serie D, Vastese incredibile pareggio show 4-4 a San Marino e tre volte in vantaggio, partita divertente e incerta fino al termine per i colpi di scena. Anche per la Vastese vale lo stesso discorso fatto per il Pineto. Coppola, grossa iniezione di fiducia, e qui siamo alla partita tra Foligno e L'Aquila con la vittoria della squadra rossoblu. L'Aquila vince e rimonta a Foligno, decisiva la doppietta di Minincleri, la gioia dei rossoblu esplode al quarto minuto di recupero tra le proteste, l'attaccante segna il primo centro su rigore, il successo è meritato, e dice Coppola, vice di Morgia che ieri era squalificato, grossa iniezione di fiducia. Morgia chiaramente allenatore dell'Aquila. E allora andiamo a vedere il treno dei servizi, tutte e cinque le partite che hanno interessato ieri le sei abruzzesi del girone F e del girone G. Secondo derby stagionale per il Chieti, il primo per il San Nicolò all'Angelini, seconda giornata di andata del campionato di Serie D. I teramani, rinnovati quasi del tutto, tornano a Chieti per confermare la vitalità benagurante anche in questa stagione calcistica. Epifani si presenta con il consueto modulo di gioco, mentre Mariani impiega il nuovo acquisto Copponi, centrocampista di buona levatura per la categoria, e gli attaccanti Russo e Faella, dopo aver scontato la squalifica. Si inizia con alto senso agonistico e al quarto gli ospiti guadagnano la prima opportunità per indirizzare a rete, ma il calcio di punizione tattico non sorprende la difesa locale. Al decimo si affaccia il Chieti con una penetrazione di Albanese che crea leggera apprensione agli uomini di Epifani, che un minuto più tardi registrano un nuovo sbandamento difensivo. Adianzi indirizza a rete, la difesa bianco-azzurra regge ma lascia operativo l'attaccante Faella, che infila l'estremo Ricchiuti, ed il giovane gruppo nero-verde si abbraccia teneramente con l'esultanza dei tifosi. Grinta e coraggio, i teatini ancora in avanti. Al 17esimo calcio di punizione, per poco non arriva il raddoppio su un arduo disimpegno dei teramani che rischiano ancora.
Al 23esimo l'agonismo e l'intraprendenza dei neroverdi punisce il sottotono difensivo dei biancoazzurri che rimangono tramortiti dalla rapina di Trozzo che sigla il doppio vantaggio. Soffre il San Nicolò ed Epifani medita i correttivi. Sulla fascia destra Bisegna e Napolano all'occorrenza il rifinitore del centrocampo. Scorrono i minuti, i fraseggi veloci e puntuali non imbarazzano la squadra di Mariani che pregusta la fine del primo tempo, ma allo scadere dei due minuti di recupero il San Nicolò con Traini guadagna la massima punizione. Mecca punta la palla, ma il signor tedesco fischia. È il 48esimo, Napolano dimezza lo svantaggio teramano. Vibranti proteste piovono sul direttore di gara da parte dei sostenitori neroverdi, contrari alla decisione arbitrale. Ripresa tambureggiante degli ospiti che accelerano il ritmo di gioco, colpendo un palo con Moretti, per poi verticalizzare la manovra d'attacco con Bisegna, sempre più incisivo e con Moretti bravo a disimpegnarsi, su cui Volpe commette un evidente fallo che produce il secondo rigore per gli ospiti. Napolano in fotocopia, dagli 11 metri, firma il pareggio. I teatini, alla capacità tecnica dei teramani, si oppongono con l'intento di tenere la palla il più possibile lontano dalla propria area, ma i nobili propositi non sempre si concretizzano. Velocità e tempismo che non hanno sorretto il San Nicolò nel primo tempo diventano le armi letali che mettono in ginocchio il Chieti, che si oppone per ben due volte ai tiri a rete, ma sulla terza ghiotta occasione nulla può neanche l'estremo difensore neroverde. I biancoazzurri amministrano bene, ma sbagliano molto. 39esimo, Chiacchiarelli da solo spreca così. Un minuto più tardi Moretti non è da meno. Si moltiplicano le sostituzioni per equilibrare le forze in campo e aumentano le occasioni per arrotondare la vittoria. E la quarta rete arriva dal tiraccio di Stivaletta. Saranno giorni di meditazione per i rappresentanti della Chieti Calcio per conferire alla giovane squadra sostanziali ritocchi. Agonismo e coraggio accompagnati dagli applausi, mentre il San Nicolò analizzerà e correggerà la momentanea mancanza di concentrazione. Prima trasferta stagionale per il Pineto di Aldo Ammazzalorso che in un rinnovato Tonino Benelli inaugurato mercoledì scorso con un amichevole a scopo benefico contro la primavera dell'Ascoli è chiamato ad affrontare la quadrata Vispesaro dell'ex Rocco Costantino. Ammazzalorso che oltre ai già assenti Marfia, Colleluori e Rachini deve rinunciare anche all'apporto in mezzo al campo di Logoluso infortunatosi nell'allenamento di venerdì si schiera con il solito 4-4-2 inserendo a centrocampo nell'insolita posizione di centrale Emili in coppia con Esposito e sulla sinistra spazio a D'Angelo dal primo minuto. Sassarini risponde con un 4-2-3-1 con Comi, Falomi e il giovane tedesco a dar manforte all'ex Costantino punta centrale avanzata. Prima dell'inizio della gara il capitano della Vis Lorenzo Paoli depone un mazzo di fiori sotto il settore occupato dai tifosi biancorossi in ricordo di un giovane tifoso pesarese prematuramente scomparso. Ma veniamo al calcio giocato. Parte bene la formazione biancazzurra che al terzo potrebbe approfittare di un'ingenuità di Molinaro che sbaglia il tempo dell'uscita ma la difesa è attenta e recupera su Antenucci in agguato. Risponde la Vispesaro al 13esimo con un colpo di testa di Ficola che termina al lato. Al quarto d'ora però la formazione di casa passa. Grieco è bravo a servire Costantino sul filo del fuorigioco, l'attaccante se ne va tutto solo e Mazzocchetti nell'estremo tentativo di anticiparlo prende la sfera con le mani fuori dall'area. Conseguente ammonizione per l'estremo biancazzurro da parte dell'arbitro Livo Ornese Carina Vitulano e punizione dal limite che Rocco Costantino calcia potente e centrale portando in vantaggio i suoi e firmando il gol dell'ex, lui che aveva mosso i primi passi proprio con la casacca del Pineto nella stagione 2008-2009 in eccellenza e lo stesso Costantino due minuti più tardi potrebbe anche raddoppiare ma il diagonale termina al lato. Tentativo di risposta del Pineto al 25esimo con Antenucci che ruba palla sulla tre quarti e calcia di prima intenzione con la sfera che termina oltre il 7.
Immediata la controrisposta della Vispesaro, gran lancio a tagliare tutto il campo per Comi, che anticipa Mazzocchetti in uscita ma spedisce fuori di un soffio. Brividi per il Pineto, che però prima di andare al riposo riesce a riportare il risultato in parità. Punizione liftata di Cacciatore, Vantenucci di testa, il palo esterno e la ribattuta in rete dalla parte opposta di Esposito, che vale l'1-1. Ad inizio ripresa Ammazzalorso sostituisce D'Angelo con Maloku e inverte la posizione degli esterni, spostando Proietti a sinistra e inserendo Maloku a destra. La prima occasione prodotta al quinto è per Cacciatore, che dal limite a botta sicura costringe Molinaro alla deviazione in corner. Fase di stanca della gara con le due squadre che, dopo aver speso molto nei primi 45 minuti, si allungano. La Vis fatica a costruire gioco perché il Pineto è attento e chiude bene gli spazi. Al nono il solito Costantino tenta di servire Falomi, provvidenziale su di lui l'anticipo di De Fanis. Girandola di sostituzioni poi per i due tecnici, Sassarini inserisce Bugaro e Conte per Comi e Falomi. Ammazzalorso richiama a sé Proietti e Antenucci e getta nella mischia Andiaie e Ciarcelluti, ed è proprio quest'ultimo che, servito da D'Antonio al 34esimo, incorna di testa sul primo palo e ribalta il risultato a favore della formazione abruzzese. Il Pineto pregusta il sapore dei tre punti. Ma quando la gara sembra ormai finita, in pieno recupero al 48esimo, proprio lui, Rocco Costantino, dimostra di essere la bestia nera della sua ex squadra. Su assist al bacio di Conte mette a segno il gol che vale il definitivo 2-2 e la doppietta personale contro la squadra del suo paese. Sfuma così in extremis la gioia dei tre punti per il Pineto, vicinissimo al colpaccio in quel di Pesaro. La noia non abita qui, partita pazzesca tra San Marino e Vastese, e gli indizi che sarebbe stato un pomeriggio particolare arrivano dopo 18 secondi, tanto basta alla squadra di Colavitto per sfondare l'esile muro biancazzurro. Il vantaggio porta la firma di Fiore, il San Marino tarda ad assestarsi ed è Dini a mantenere in rotta il Titano con un intervento risolutore su Felici. La prima replica arriva al minuto 20, Braccini da non più di 2 metri, calcia alto, il pareggio è solo rimandato ed arriva sul cross di Braccini, preciso per il colpo di testa di Olcese, che anticipa tutti e ristabilisce la parità. Gioia che dura un amen, perché la difesa continua ad imbarcarsi. Cosenza riporta la Vastese in vantaggio. Il più brutto primo tempo della gestione Medri si conclude con il terzo gol incassato da una difesa imbarazzante. È ancora Fiore a depositare in rete per la sua doppietta personale. Filippo Medri è una furia negli spogliatoi. Dal tunnel esce una squadra trasformata e la rimonta prende forma. Prima c'è un calcio di rigore reclamato da Buonocunto, sul quale l'arbitro sorvola. Il San Marino mette il cuore oltre all'ostacolo e arriva il gol che riapre i giochi. Olcese per Braccini, cross sul quale irrompe Ivan Buonocunto, che rimette in corsa i biancazzurri, oggi in maglia nera. Poco dopo, in una partita pazzesca per intensità, arriva il palo esterno di Nicoli. Dall'angolo successivo la sfera arriva ad Olcese, che manda la sfera ad accarezzare la traversa. San Marino anche sfortunato, il pareggio è nell'aria ed arriva sul cross di Zamagni. Russo, incerto in uscita, viene beffato da Emiliano Olcese. Doppietta per il centravanti. San Marino sbilanciato alla ricerca della vittoria e Vastese pronta a ripartire. È il nuovo entrato Salvatore Galizia a dare l'ennesimo dispiacere a Dini. Il quadro psicologico cambia nuovamente in una partita dai tantissimi capovolgimenti di fronte. Il San Marino non ci sta, Bova atterrato in area, secondo rigore richiesto e secondo no di D'Amato di Siena. Al 91esimo Gagliardi per Olcese, servizio per la corrente Baldassi, che di sinistro piega Russo per un risultato che lascia l'amaro in bocca un po' a tutti. Al San Marino Stadium, San Marino Vastese, pazzesco 4-4. Del torneo al Dei Marsi, dove arriva un successo molto sofferto su un Flaminia Civita Castellana Maidomo. Al tirar delle somme, il pari avrebbe forse rispecchiato meglio 90 minuti di gara fra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, offrendo uno spettacolo assai gradevole. Per la squadra di Pino Tortora sono 3 punti d'oro che valgono il primato, anche se dopo soli 180 minuti di campionato. I ragazzi del presidente Paris sono al completo, eccezion fatta per gli ultimi arrivati Rizzi e Deramo. Nessun problema di formazione anche per i laziali
del tecnico Pierluigi Vigna. Si comincia al settimo con una super occasione per l'Avezzano e con Aquino che si divora l'1-0 mandando la sfera di poco al lato. La risposta ospite non si fa attendere, arriva con Cardillo che conclude da buona posizione mancando di pochissimo il bersaglio grosso. La gara giocata a buon ritmo vede abruzzesi e laziali affrontarsi a viso aperto. La squadra di Tortora si rivede al 12° con un tiro al lato di Padovani. I biancoverdi cercano di far valere il fattore campo, ma al 13° c'è un altro brivido in area locale, ancora con Cardillo che davanti a Lewandowski, anziché provare la conclusione, cerca un improbabile cross facendo svanire così l'azione. Al 17° Leto cade in area ospite, ma testa di Avellino lo ammonisce per simulazione. Il match si mantiene equilibrato con le due difese che prendono le misure dei rispettivi attacchi e così bisogna attendere il 31° per vedere un tiro senza grandi pretese per gli ospiti, con Rodriguez 3 minuti prima la punizione marsicana di Sassarini che mette però sopra la traversa. Si arriva così al finale di primo tempo con al 35° un tiro centrale di Cardillo che appena dentro l'area avezzanese non riesce a dare potenza e precisione alla sua conclusione. Al 39° Besana non al meglio, viene sostituito da Lombardo e subito dopo arriva il vantaggio locale con un doppio atterramento in area del Flaminia e con il direttore di gara che questa volta non ha dubbi ed indica il dischetto, e con Leto che supera dagli 11 metri Cosimi per l'1-0 dei biancoverdi che così possono rientrare negli spogliatoi con il vantaggio di misura. Nella ripresa si ricomincia con gli ospiti all'attacco, al 7° Cardillo, sempre lui, manca la mira di poco, al 14° sembra fatta per il pari razziale ma Di Ventura solo in area spara incredibilmente alto. La gara regala però emozione a raffica visto che al 21° Aquino se ne va in contropiede scaricando poi addosso a Cosimi e dall'altra parte un minuto dopo invece l'onnipresente Cardillo ad alzare ancora di testa sopra la traversa. Lo stesso attaccante del Flaminia ci riprova anche al 28° mancando ancora la mira. La squadra di Tortora rischia ma regge fino al 94° e festeggia la seconda vittoria della stagione. Esordio casalingo per il Città di Foligno di Tommaso Guazzolini contro l'Aquila di Morgia. In panchina siede a dirigere la corazzata abruzzese Coppola Michele. Il Foligno gioca con la maglia ufficiale verticale blu e bianca. Esordio al Santo Pietro i nuovi acquisti Nedeloschi, Filippi e Silvio Mercai. Dirige la gara Giampiero Mire di Nola. Il primo giro di palla lo dà l'Aquila da destra verso sinistra. Al 14° Mercai con pallonetto serve fondi, uscita tempestiva di Salvetti che sventa il pericolo. Foligno più vivace in questi minuti del primo tempo con Mercai e Urbanelli che mettono in difficoltà la retroguardia abruzzese. Al 26° sui sviluppi di angolo tutto solo in aria Gagliardini di testa non trova la rete mandando clamorosamente fuori. Al 34° la vista serve Russo, scodella al centro, picchia, esce e blocca. Al 40° Mercai serve Calzola, dal fondo mette al centro, Urbanelli sceglie bene il tempo ma non trova la forza, Salvetti blocca. Al 45° il direttore di gara decreta la fine del primo tempo sul punteggio di 0-0 con il Foligno più vivace rispetto all'Aquila. Al secondo minuto della ripresa sull'arte di sinistra picchia, rimette al centro, deve uscire Salvetti per sventare il pericolo. Foligno sembra essere partito col piglio giusto schiacciando l'Aquila nello sproprio a metà campo. Al 14° doppio cambio per l'Aquila, esce Arboleda e Bonavissuto, entra Deo Juvis e Ganci. Al 14° Giambi direttamente su calcio piazzato ci prova, sfera che termina poco fuori. Al 18° Urbanelli si accentra dal limite, scarica in porta, Salvetti dice no. Al 19° Guazzolini fa il doppio cambio, mette forze fresche, esce Urbanelli e Nedoloschi, entrano Filippo Fondi e Orchiudo. Al 29° Foligno in vantaggio, Fondi serve Mercai, sposta la palla, apre il piatto e mette nell'angolo. Un minuto più tardi, al 30° Mercai scatenato, scarica un destro da 20 metri, sfera che si stampa sul palo. Al 36° l'Aquila soffrisce di un calcio di rigore, va la battuta Mincleri che spiazza Piccheri per il momentaneo pareggio. Al 43° Foligno in 10 per espulsione diretta di Calzola per calcio pericoloso. E nel quarto minuto di recupero l'Aquila in vantaggio. In un dubbio fuorigioco tutto solo Mincleri in sacca per gol vittoria, gol contestatissimo da parte dei giocatori e tifosi. Foligno beffato nel finale, contestata la terna arbitrale. E chiudiamo con la promozione e l'eccellenza sempre sul Messaggero Abruzzo. Girenova si riparte con 4 gol, pronto riscatto dei giallorossi di Angelone che si impongono per 4-2 sul San Gregorio. In vantaggio di 4 reti i giallorossi rallentano, una doppietta per Tozzi Borsoi, in rete anche Fuschi e D'Alessandro per la squadra di Angelone. Celano e Torrese a punteggio pieno. Per l'eccellenza Francavilla
prima frenata, i gialorossi fermati sul pareggio a Capistrello, i padroni di casa sbloccano con Lepre sul rigore, poi Rodia, il Paterno invece cade sul campo del Martinsicuro per 2-0, la classifica al momento vede in testa proprio il duo San Salvo e Alba Adriatica con 6 punti. Seguono San Buceto, Francavilla e Nero Stellati Pratola con 4 punti. Finisce qui dunque l'appuntamento con Mattino 6. Vi ricordo alle ore 14, 19 e 23 le 3 edizioni principali del TG6 e poi questa sera alle ore 21 replay di Enrico Rocchi per rivivere la partita di ieri sera tra Pescara e Inter. È tutto, grazie a Gianni D'Areo in regia. Grazie a voi che ci avete seguito. Buona giornata.